Allora ragazzi, abbiamo appena fatto un incidente della Madonna in autostrada. Bene ragazzi, questo video è veramente diverso dal solito e stiamo per raccontarvi una cosa che ha dell'incredibile. Allora, cerchiamo un attimo di ricostruire un po' l'accaduto. Domenica 4 luglio in palestra da noi c'era un evento di calisthenics, una gara. Ha gareggiato Claudio, il maestro Gira e un altro ragazzo. È stato un bel evento, siamo divertiti. Verso l'una siamo andati a mangiare, a pranzare al ristorante, eravamo in tanti. Avete presente un po' quelle giornate dove c'è tanta gente, tanto divertimento? Era andata anche bene perché abbiamo fatto 3 vittorie, quindi eravamo lì anche tutti belli contenti, abbiamo sgarrato, abbiamo mangiato la pizza. Verso le ore 15 inizia a piovere, decidiamo di tornare a casa perché eravamo tutti un po' stanchi. Ma dopo il pranzo, il disastro, ragazzi. Domenico ha combinato un disastro. Non so come sia possibile. L'unica cosa che mi viene da dire a me subito è che è stata una cosa veramente molto, molto, ma molto pericolosa. Eravamo io, la mia ragazza, il nostro cameraman e un'altra ragazza. Il nostro cameraman abita più o meno a 10 minuti da casa mia, ma per portarlo a casa devo imboccare un pezzettino di tangenziale. Quindi vado in macchina, così entro in macchina. Andavo pianissimo perché comunque pioveva, ero un po' stanco. Non so se conoscete la zona, ma è zona a sago tangenziale che va verso Famagosta, insomma. E c'è una curva a sinistra. Entro in macchina, prendo la curva, sarò stato, secondo me andavo intorno ai 30 all'ora, 40 all'ora, non di più. Faccio la curva a destra. Nel mettermi dritto, la macchina si imbarca, rimane inchiodata e inizia a perdere aderenza da dietro. A un certo punto io cosa faccio? Faccio controsterzo, la macchina si inchioda, inizia a girare, fa un testa-coda. Mi ritrovo in autostrada a fare un testa-coda. Vedevo tutte le macchine che arrivavano. È stata una roba incredibile, perché a un certo punto la macchina della polizia, non una macchina qualunque, la macchina della stradale veniva verso di me e mi ha preso in pieno, portandomi dalla prima corsia alla terza corsia. E nel frattempo, in quel momento, alla macchina della polizia l'ha tamponata una macchina di quelli che trasportano il sangue, trasportano gli organi. In quel momento, non so se avete mai fatto un incidente, ma in quel momento io ho visto tutto a rallentatore. Cioè, ho visto la macchina che girava su se stessa. Ho pensato, cavolo, qua è finita. Di fianco a me ho visto la mia ragazza che era lì, ha dato una botta contro il parabrezza ed è rimasta così attaccata, no? In quel momento la prima cosa che ho pensato è un grande senso di colpa, perché ho detto, macchina, ho 3 persone, ho 3 vite. Io non mi ero fatto praticamente nulla, non ho quasi neanche preso la botta. Le persone che erano con me in macchina, per fortuna, stavano tutti bene. E cosa è successo? Sono sceso dalla macchina, ho visto la macchina della polizia ferma, che faceva fumo, con gli airbag esplosi, ma in quel momento non usciva nessuno. Ho detto, cavolo, qua ho ucciso un poliziotto, ho ucciso dei poliziotti, cioè incredibile, no? Perché non uscivano, probabilmente erano rimasti incastrati dentro l'auto. Dopo 3-4 minuti escono dall'auto, è incredibile, ma uno dei due poliziotti che era in macchina è un cliente della nostra palestra. Allora ragazzi, abbiamo appena fatto un incidente della Madonna in autostrada, stiamo tutti bene però. Adesso le due ragazze sono in ambulanza, che loro hanno preso qualche botta. Noi ci stiamo un po' togliendo la paura, però tutto a posto, dai. La macchina è da buttare, la macchina. Però com'è? Oh, vuoi dire qualcosa? No, un po' spaventato, però tutto bene. Dai, adesso vediamo, speriamo bene. La macchina si è girata in autostrada, non so come mai. Ho perso il controllo e si è girata, figa. Se ci fosse stato appunto una macchina grossa, se non lo so, qualsiasi cosa, se si fossero feriti in modo grave, non è da scherzare. Noi oggi stiamo facendo questo video non per farli scemi sull'accaduto, perché comunque non è una cosa bella, ma semplicemente perché è una cosa particolare, quindi volevamo inserirla appunto in questo vlog per spiegarvela e farvi capire un pochino le emozioni che abbiamo provato. Arrivato sul luogo, dopo aver visto velocemente la scena, non ho aspettato, sono sceso anch'io inconsciamente dalla macchina, raga, in tangenziale. Le macchine in tangenziale non vanno piano, vanno forte.
e ho attraversato completamente la tangenziale con la polizia anche che mi guardava, quindi non ho fatto per niente una mossa giusta, anzi non fatela, mi raccomando, non fatela mai, perché anche io in quel caso ho rischiato la vita. Mi sono accertato che stassero tutti bene, l'unica che ho visto molto scossa era appunto la ragazza di Domenico, la Francesca, che ha preso comunque una bella botta, e la ragazza che era venuta con noi per fare la cameraman. Mi è spiaciuto molto per quella ragazza, perché era la prima volta che usciva con noi e cazzo, era la prima volta dopo tutta la giornata, che comunque era stancante, beccarsi una botta del genere. Probabilmente questa ragazza non uscirà mai più, e dico mai più, con noi. Ancora adesso mi chiedo, dopo un po' di giorni, come sia potuto accadere una cosa del genere, perché comunque andavo piano, c'era molte teorie dicono che potrebbe essere quella pioggia leggera e lo smog che creano quella specie di patina. In realtà semplicemente la macchina si era imbarcata e ha perso aderenza dietro. Probabilmente non avrei dovuto fare il controsterzo, ma se non avessi fatto controsterzo sarei finito direttamente dritto contro il guardrail. Quindi ho cercato di sistemare la macchina, ma è stato quasi peggio, perché la macchina si è girata. Ovviamente quando accadono queste cose le attese sono veramente lunghe, perché poi cosa è successo? È arrivata l'ambulanza, sono arrivati i carabinieri, hanno fatto tutti i mille accertamenti. Come vedete dalle immagini, la macchina è completamente distrutta, perché tutta la parte anteriore è andata, si è rimasti lì. L'ambulanza ha caricato le due ragazze per verificare se non ci fossero stati altri danni pesanti. Il messaggio è uno: da questo avvenimento sicuramente ci portiamo a casa una cosa molto importante. A volte ci facciamo il sangue amaro, ci facciamo un sacco di problemi su delle cose che apparentemente sembrano importanti, ma che paragonate a un evento del genere sono veramente inutili. Mi sono chiesto mille volte: ma come ho potuto fare? Cosa ho fatto? Potevo stare più attento, potevo essere più la macchina, potevo controllare. In realtà sono tutti pensieri che sì, poteva andare meglio, però poteva andare anche veramente peggio. Poteva andare veramente peggio e potevamo non essere qui a raccontarvi questa cosa. Da questo evento praticamente siamo rimasti quasi tutti illesi, e bisogna veramente ringraziare il destino, non lo so perché siamo qua. Quello che voglio dirvi però è: siate grati di quello che avete, non lamentiamoci delle cose negative che ci succedono, ma bisogna essere positivi, perché appunto la vita è breve e in un attimo può andare via. Volevo veramente ringraziare i due poliziotti della stradale, che poverini, loro ovviamente non c'entrano nulla. Detto questo, ragazzi, adesso siamo ancora un po' sotto shock. Ogni tanto, magari dal nulla, pensiamo un po' alle scene della macchina che si gira, però comunque bisogna veramente essere contenti. Comunque, raga, come vi ha appena detto Domenico, è inutile farsi troppe paturnie mentali, perché quando deve succedere una cosa, succede. Non vuol dire niente, non è che se uno sta più attento vuol dire che non succede niente. Anche a chi è molto attento può succedere un qualcosa. Anche camminando qua fuori per strada, si inciampa sul marciapiede, potresti morire o potresti farti molto male, e c'è gente che magari fa un incidente mortale come l'ha fatto Domenico e ne è uscito illeso. In realtà è anche una questione di fortuna nella vita. Quindi sicuramente non fate i pazzi in macchina, guidate come si deve, allacciate le cinture, non fate gli scemi, perché da un momento siete qua e il momento dopo potreste non essere qua. A 20 anni, 30 anni, 40 anni sarebbe veramente un peccato andarsene per una sciocchezza del genere. Quindi mi raccomando, raga, usate la testa.